c'era mai un'uscita che va tutto liscio, secondo piani? Il letto va su, ma non torna giù. Entro stasera lo devo aggiustare, se no dove vado a dormire? Niente da fare. Allora, quello che comanda il letto per salire e scendere è un, a parte questo che è il comando, quello che vi ho fatto vedere che premendolo va su e giù, questi qui, ok? Quello che c'è, quel comando lì comanda due relè che fanno azionare il motore che si trova qua dentro e manda su e giù il letto. Per sicurezza, per determinare quanto posso tiro e quanto può scendere, ci sono due dip switch che sono, tra virgolette, i fine corsa. Fine corsa sono qua, su questa barra qua, scorrono, chiaramente c'è due barre, una di qui e una di qua, e in questo caso sono solo su questa qui, e questi sono i fermi su cui si ferma la guida, quindi quando arriva qua tocca il dip switch e si ferma, quando arriva in cima c'è dip switch e si ferma. Sono purtroppo qua dietro, non riesco a farveli vedere, però sentite, ok, questo è il dip switch che si preme, quando si preme stacca e quindi non fa più arrivare corrente al motore e blocca il motore, quindi non scende più il letto. Quando, e gli permette solo di salire. Quando va in su, chiaramente a un certo punto toccherà e quindi si fermerà a quell'altezza ben precisa e non gli permetterà più di andare su. Nello stesso momento, chiaramente, non essendoci più sotto schiacciato dip switch, gli dà corrente possibile solo alla discesa. Tutto il problema sta in questo dip switch qua su, che però è messo in una posizione abbastanza noiosa da per intervenire, vanno levati questi due bolloncini qui per toglierlo, qui c'è il cablaggio e io direi che basta levare qua su, ci sono dei bulloncini per levarlo. Al momento ho visto che schiacciandolo più volte, spostandolo, parte e quindi riesco a far scendere il letto, fortunatamente riesco anche a dormire, se no mi toccava dormire in terra, non era proprio il massimo della comodità, o se no dovevo fare il divanetto, ma mi mancano cuscini, quindi non lo posso fare. Bene, al momento risolto in questa maniera. Se vi succede che il letto scendente non viene giù, state attenti sempre, fusibili, chiaramente relè, se schiocca o non schiocca, e poi dip switch, che probabilmente saranno quelli che vi danno problema. Anche questo problema è pseudo risolto. Si inizia a vedere un po' di panorama, siamo a fare una passeggiata, tutti i monti intorno. Siamo dall'altra parte di dove ci sono gli alberghi, dove ci sono le piste. Guardate bel panorama, che vista che c'è, ragazzi. Questo monte qui che si erge in cima così a queste vallate è veramente molto molto panoramico. Non c'è neve, non c'è neve, ce n'è veramente pochissima, è caldo. Si vede anche lassù, guardate, lassù in cima si vede che quassù non c'è neve. Cioè non c'è neve, la poca che c'è chiaramente è sfatta perché è caldo, c'è anche pochissima neve, come dicevo, anche perché c'è poi col sole così che è caldo, è veramente caldo. Mi sono messo il pile, ma è caldo anche col pile, sono, mi sembra, 13-14 gradi, la neve non tiene, quindi la stagione sciistica, se non cambia, è un casino. Speriamo torni un po' di freddo e che faccia un bel po' di neve, se no è finita la stagione. Almeno qui, poi dalle altre parti magari la neve c'è. Che visibilità dal parcheggio. Noi ci siamo parcheggiati così, con parabrezza verso tutta la vallata, così vediamo tutto. Lo spettacolo. Cosa veramente penosa, il parcheggio, date condizioni, è completamente infangato, solo alcuni punti sono privi di fango, però il resto è veramente pessimo. Siamo sopra tutta la zona di Rucas, tutti gli alberghi, i ristoranti, eccetera.
e qua sopra c'è la bella roccia, un sole che porta via, e qua tutta la situazione delle piste, che si vede che sono tutte chiuse perché non c'è la neve. Ragazzi, il 1° gennaio è caldo, è una sensazione strana, 1° gennaio caldo, come inizia sto 2022? Oh, vediamo.